Non sono molti i cittadini che sembrano essere pienamente al corrente del progetto di costruzione della scala mobile per favorire l'ascesa della scalinata Silvio Pellico tra via Cavour e via Crispi. Diverse infatti le persone da noi interpellate che sono rimaste sorprese nell'apprendere del progetto. C'è chi ai nostri microfoni ha sollevato perplessità e chi invece si è detto favorevole, a patto che venga mantenuto il rispetto per la struttura architettonica. Altri cittadini che non hanno voluto farsi riprendere hanno sollevato dei dubbi, sottolineando anche il rischio di creare una struttura che poi venga abbandonata per via dei costi di manutenzione, citando anche il caso dell'ascensore del Monte San Paolino a Sutera, di cui ci siamo occupati nei giorni scorsi. Potrebbe essere una cosa che potrebbe funzionare. Dopo. Più per una necessità per persone che ne hanno bisogno la vedo più utile, poi una questione turistica un po' meno. Tutte le cose che ci sono da fare, ancora aspettiamo la pista ciclabile, diceva il sindaco. Sì, ma la mobilità in salita sulle scale, io con la bicicletta che ci vado a fare? E tantomeno la gente, se arriva alla stazione. Quella che arriva, sicuramente avrà i parenti, avrà qualcuno che lo prende. C'è la fermata degli autobus pure. Ma io penso che bisogna dare la possibilità a tutti di poter partecipare e vivere. Quindi una scala mobile fatta comunque con idoneità e nell'ambiente, e rispetto dell'ambiente, possa essere anche positiva.